che o sono usciti dall'ospedale e quindi bisogna stabilizzarli, oppure non ancora pronti agli interventi ospedalieri, oppure in attesa, in una lista di attesa per interventi ospedalieri. Questo tipo di pazienti di solito è abbandonato e potrebbe avere delle risposte evolute che addirittura delle volte potrebbero evitare i ricoveri. Noi abbiamo nel nostro comitato scientifico l'equipe di Villa Garda, con il dottor Ballegrave e la dottoressa Caruggi, e rappresentano il gruppo italiano che sta facendo la ricerca più avanzata al mondo su questo tipo di disturbi. Perché abbiamo deciso di fare questo tipo di operazione? Perché vogliamo cominciare dall'applicazione del modello efficace per i disturbi alimentari in modo supervisionato e corretto. Una volta che l'equipe sarà pronta, apriremo anche la ricerca su studi longitudinali sui pazienti, in modo tale da poter togliere o introdurre elementi nuovi, tipo la ruminazione, il controllo o il rumugineo, che sono elementi in cui il nostro gruppo di ricerca dell'università e di studi cognitivi lavora da tanto tempo. Poi in questo gruppo utilizzeremo anche un'applicazione innovativa che si chiama Interapy, che monitora e semplifica il rapporto tra il clinico e il suo paziente e ha dentro sia la testistica che i compiti a casa che le chat e tutte le bacheche condivise per essere sempre collegati. La nostra mission è offrire un trattamento multidisciplinare di provata efficacia scientifica a tutti i pazienti che soffrono di un disturbo dell'alimentazione. Nello specifico, gli obiettivi che ci poniamo sono prevenire il ricovero, preparare ad un eventuale ricovero, gestire la fase post ricovero e ridurre il tasso di ricaduta. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso dei percorsi individualizzati e flessibili che includono due programmi di cura, un programma ambulatoriale intensivo e un programma ambulatoriale. Si tratta di programmi che vengono realizzati grazie al lavoro sinergico di un'equipe non eclettica formata da psichiatra, psicoterapeuti, psicologi e dietisti. L'accesso al CIP avviene o su invio del paziente stesso, o su invio di un familiare, o su invio di un professionista esterno che decide di avvalersi della nostra collaborazione. Il primo contatto è in una visita psichiatrica che viene fatta con me, poi viene eseguita una valutazione psicodiagnostica e una restituzione di questo primo pezzo iniziale di percorso che viene fatta sempre con me. Nel corso di tutto il trattamento è costante il monitoraggio sia dal punto di vista psichiatrico che internistico, anche avvalendosi dell'ausilio di professionisti esterni. Il trattamento psicoterapico prevede l'applicazione della CBTE, una forma specifica di terapia cognitivo-comportamentale focalizzata sulla psicopatologia specifica dei disturbi dell'alimentazione. Si tratta di una terapia individualizzata, ovvero cucita sulle esigenze di ogni singolo paziente, e flessibile, ovvero che prevede l'applicazione di strategie e procedure terapeutiche in maniera sequenziale per affrontare le caratteristiche peculiari della psicopatologia. La CBTE utilizza un approccio con il paziente di tipo collaborativo e non coercitivo. È una terapia molto strutturata e limitata nel tempo che può essere somministrata a pazienti sia adulti che adolescenti attraverso un format individuale che però può coinvolgere gli altri significativi quando vengono identificati come risorse per un cambiamento. In applicazione alla CBTE, il trattamento nutrizionale prevede incontri a cadenza settimanale con il dietista. Lo scopo delle visite è quello di concordare, in collaborazione con il paziente, i passi della settimana. Non si adottano infatti misure prescrittive, ma si lavora sulla cooperazione e sulla condivisione di obiettivi comuni. Specifici del trattamento ambulatoriale intensivo sono invece i passi assistiti. I
pazienti consumano infatti il pranzo, la merenda pomeridiana e la cena, tutti assieme in sala da pranzo e sotto supervisione di dietisti e di psicologi. Infatti il pasto e l'intervallo immediatamente successivo ad esso sono dei momenti di grande difficoltà per il paziente ed è quindi fondamentale osservare tale difficoltà in modo tale da poter donar loro supporto e gli strumenti necessari per poter superare tali ostacoli.